Mi chiamo Paul Brown e sono un investigatore privato del New Jersey. Ho una moglie bellissima e una figlia di 5 anni a cui voglio molto bene, ma la mia vita spensierata non poteva durare in eterno. Pochi giorni fa mi è successo un fatto alquanto inquietante. Ero a casa da solo ed ero entrato in camera di mia figlia per rifarle il letto, quando all'improvviso l'armadio che si trova di fronte al letto si aprì tutto a un tratto e vidi un alone bianco al suo interno svanire rapidamente. Mentre questo spariva, si udiva un sibilo molto simile a quello di un serpente e una voce fioca che sussurrava qualcosa di difficilmente comprensibile, ma sembrava che dicesse «Papà, poi più niente». Diedi la colpa ai cardini cigolanti e pensai subito che fossero delle traveggole, così non diedi peso alla faccenda. Magari se avessi riflettuto di più, non sarebbe successo niente. Erano ormai le 10 di sera di ieri e mia figlia assonnata decise di andare a letto. Poco dopo andai in camera sua per rimboccarle le coperte, ma quando la vidi pareva molto turbata, così le chiesi: «C'è qualcosa che non va?» «Papà, ho paura. C'è qualcuno nell'armadio». Notai subito che era diventata pallida. Si irrigidì e gli occhi le si gonfiarono, come se stesse per piangere. Così, per assicurarla, mi diressi verso l'armadio per mostrarle che era vuoto. Quando l'aprii, quello che vidi fu veramente raccapricciante. C'era mia figlia dentro, rannicchiata in un angolo che si copriva il volto. Si girò verso di me e sussurrò piangendo: «Papà, c'è qualcuno nel mio letto. Ora è dietro di te».